quelle che sono le ricadute occupazionali e quindi tutte anche le azioni che dovremo fare a salvaguardia ovviamente del bacino occupazionale sono delle priorità. Questa sera incontriamo i sindacati, è giusto anche una riflessione con chi porta le preoccupazioni, i pensieri dei lavoratori e sapete bene come è andato il confronto con Mittal, quindi in questo momento stiamo valutando tutte quelle che sono le azioni conseguenti. Vi posso assicurare che la nostra massima attenzione è proprio al non disperdere le competenze dei lavoratori e ovviamente anche a tutelare tutti i lavoratori di Ilva in senso più ampio, certamente partendo dallo stabilimento di Taranto, ma guardando anche a tutte le altre unità produttive. Noi non dobbiamo guardare all'innovazione e alle fasi proprio di transizione del mercato del lavoro come a un qualcosa che può essere letto solo in chiave di distruzione del lavoro umano. Noi dobbiamo saper utilizzare quelle che sono anche le prospettive, le opportunità che vengono dalla tecnologia per far lavorare meglio gli uomini e farli lavorare in condizioni di maggiore sicurezza. L'intelligenza artificiale ci può essere molto utile. Questi processi vanno accompagnati e vanno presi come una sfida per fornire delle prestazioni professionali di maggiore qualità. La qualità la fa l'uomo, non gliela facciamo fare solo alla macchina.